Could you be a teenage child? Un po' arrivano perché sono andati in verifica. Che cos'è la verifica? La verifica delle macchine è un controllo che si fa alla macchina per vedere se la macchina è in regola, quindi dobbiamo controllare i documenti, un po' come quando si ferma la polizia per andare a vedere se il libretto è a posto, tutte queste cose. Quello sono io. Allora, qui c'è la mia macchina. Qui c'è la seconda. Guarda bene. Hai visto? Questo è il reparto officina dove le macchine vengono portate qui, vengono controllate, da qui si parte e si va dritti alle prove, all'inizio della gara, diciamo. Quindi quando ci sono i meccanici, scusate, che controllano tutte le macchine che siano pronte a dia, si mettono le gomme, ok, all'ultimo momento, perché le gomme delle macchine da corsa devono essere sempre nuove, mai vecchie. Quelle sono delle bombole che servono per alzare le macchine. Avete visto quando si alzano le macchine? Si mette un tubo dietro, la macchina sale di così, in maniera che i meccanici riescono a cambiare le gomme e fare i lavori alle macchine. Poi andiamo più giù. Poi qua c'è l'hospitality dove mangiano, dove si accolgono gli ospiti, eccetera, eccetera, dove noi mangiamo. Questo ragazzo qui è il nostro grafico, lui si chiama Stevie, ed è quello che disegna le macchine, che fa tutti gli adesivi delle macchine. Ed è quello che lavora su internet, sapete, quello che metti i comunicati stampa, tutto. Lui durante l'arco della giornata, quando è in sede, fa questo lavoro qui. Questo ragazzo qui è un romano di Roma ed è l'elettronico, quello che praticamente controlla tutta la parte elettronica delle vetture. Quindi che cosa succede? Quando noi arriviamo, lui si scarica tutto nel computer, ok, e va a vedere i dati. Se noi piloti abbiamo sbagliato, ci picchiano. Dobbiamo fare insieme a lui, studiamo la gara, cioè studiamo come fare in gara, avere l'elettronica funzionante. È chiaro che se piove bisogna cambiare tutto. Dobbiamo far sì che a lui gli diciamo tutti i consigli, in maniera che lui li trascrive nella mappa elettronica. Se piove nel momento che noi siamo partiti, quindi ci prende in mezzo alla gara, che cosa succede? Bisogna adattarsi, bisogna stare molto attenti. Invece piove prima della partenza, abbiamo 10 minuti per cambiare tutti i piloti iscritti alla gara, quindi 200 partenti sono iscritti alla gara, abbiamo 10 minuti praticamente per sostituire le gomme da bagnato. È una slick. Vedete, sentite come liscia? L'asciutto. È per l'asciutto. Questa è liscia. Liscissima, è quella da bagnato. Mattia, cioè significa che questi solchi qui, no, vedi, questi solchi qui servono, guarda, per far togliere grandi l'acqua. Guarda, solo qua. Alcune volte si possono pigliare dei sassolini. Sì, ma non gli fa niente. Però che cosa succede? Quando noi ritorniamo dalla gara, i meccanici, c'è un ragazzo apposito che pulisce la gomma, la pulisce
c'ha tipo una lima, no? E questa gira, c'è un attrezzo che la fa girare e con una lima gli toglie tutti i sassolini che c'è per renderla di nuovo di sapere. No. Le tute che abbiamo noi in questa gara sono nuovissime, sono delle tute che Sparco, questa casa costruttrice, che anche in Formula 1, se vedete molti piloti c'è scritto Sparco, questa azienda ha fatto per noi, e ci arrivano stasera, ancora non lo sappiamo, però dovrebbe essere una grande novità, queste tute per 5 gare sono rinfrescanti. Cioè, che cosa significa? Hanno un mentolo dentro la tuta, sia la tuta che ti metti che la maglia che ti metti addosso, che è sempre in infuga, anche se è 25-30 gradi, senti fresco. Ah, senti? Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Allora, questo ve ne do uno per uno perché è un ricordo nostro. Oh, che bello, ringraziate! Grazie! Venite a vedere la gara. Sì. Certo! Sì. Certo! Vi voglio tutti carichi, quando parlo, ragazzi, 5, basti 5, via, dai, vai, bravi, mi raccomando, come si dice, in bocca, grazie, arrivederci, grazie, arrivederci, della Prospino, visto che è diventato l'idolo dei bambini, ha portato quella Ferrari in maniera eccezionale, diceva Prospino. È la prima volta che Prospino, come l'ha trovato? Bene, molto bene. No, è una gara molto bella e soprattutto molto tecnica per le nostre, macchine, un po' difficile. Però io è la prima volta che vengo, sono molto contento e soprattutto sono contento per il calore a parte dei bambini, ma di tutto il pubblico del paese. Quindi speriamo di rivederla. Senz'altro, io spero di essere. Sì, perché ora però, ora da due Ferrari così a due donne, ma anche lei, madonna. Lo so, è difficile, ma ci proviamo, lo spettacolo è spettacolo e quindi no, anche loro speriamo che migliorano.